La Promessa da poco inaugurato la quarta stagione in Spagna e le anticipazioni promettono grandi colpi di scena. Tra questi non si esclude il ritorno di Jimena, che potrebbe non essere davvero morta e aver inscenato la sua dipartita. E Abel? Non ci sarebbe da stupirsi se fosse il complice di una questa possibile farsa. I motivi e gli indizi ci sono tutti. La promessa e la morte di Jimena nella terza stagione della soap. Nelle prossime puntate Manuel non ce la farà più a sostenere un matrimonio basato sulle apparenze e così confesserà di essere innamorato di un'altra donna, senza ovviamente rivelarne l'identità. Jimena cercherà in ogni dove qualche indizio e troverà una busta nell'hangar. Tra le sue mani finiranno le foto di Manuel e Jana felici sulla spiaggia deserta nella loro foga d'amore. Il dolore non le darà pace e così si getterà dalle scale, cadendo a terra tra l'orrore di tutti. Abel le sentirà il polso, sarà ancora viva ma in condizioni disperate. Jimena verrà trasferita nella sua stanza, vegliata dalla madre. Poi spirerà, lasciando Manuel in preda ai sensi di colpa. Jana e Teresa prepareranno il corpo che verrà poi portato via dai genitori. Qui un primo importante punto interrogativo sulla sua morte. Come mai le esequie non sono state celebrate? Abel e quel legame insensato con Jimena. Dopo la morte di Jimena, Abel avrà un lungo confronto sia con Manuel che con Jana. È stato lui a trovare sotto il corpo della defunta le foto che provano il loro tradimento. La sua presenza sembra superflua e per diversi motivi. Da una parte non ha più alcuna possibilità con Jana e dall'altra deve fare i conti con la verità venuta a galla riguardo la sua complicità nella farsa della gravidanza di Jimena. Infatti Abel se ne andrà dalla villa, ma lasciando parecchi dubbi. Sembra strana questa coincidenza, così come sembra inverosimile che Jimena, una presenza così importante, possa sparire con una semplice dipartita. Non si esclude che i due siano ancora complici e abbiano inscenato tutto per tornare più vendicativi che mai. In fondo, sia Jimena che Abel hanno validi motivi per distruggere Jana e Manuel. Anche Pia ha inscenato la sua morte. Non sarebbe così strano che un personaggio tornasse in vita due. Anche Pia ha finto di essersi tolta la vita, unico modo possibile per nascondersi e salvare il piccolo Dieguito dalle grinfie di Gregorio. Si è prima nascosta in una grotta soffrendo il freddo e la fame per poi essere portata da Manuel e Jana nella capanna di Ramona, dove si trova oggi, consapevole che Petra e Gregorio faranno di tutto per scovarla.